è stato solo un inizio, ma un inizio di qualità. È il Memorial Gambellin, torneo internazionale di under 21 maschile, andato in scena nel fine settimana del 19 e 20 maggio a Bibione. Una categoria insolita, l'under 21, ma perfetta per mettere a confronto formazioni di alto livello con diversi obiettivi in un momento topico della stagione per tutti. Prima però, ecco chi era Claudio Gambellin. Questo torneo per la prima volta in memoria di un ragazzo, un amico mio che ha giocato con me dal settore giovanile, e abbiamo cercato veramente di onorarlo nella maniera migliore. Era un giocatore della società di Bibione che purtroppo che ha giocato per tantissimo tempo, ma che a 23 anni ha dovuto lottare contro la malattia e non ce l'ha fatta. Siamo contenti perché è ben riuscito, le squadre ci hanno ringraziato, i dirigenti sono stati felici di essere stati con noi in questi due giorni e di attività intensissima, ma il tutto è andato come volevamo, per avere un bel ricordo di Claudio che portiamo sempre con noi nel nostro cuore e anche un bel ricordo di pallavolo. Abbiamo iniziato con la presentazione venerdì sera al Campi Capalonga, con tutte le squadre, con l'amministrazione comunale, erano tutti i presidenti di categoria di Bibione, insomma è stata una cosa molto bella. E dal Capalonga il venerdì sera si è passati alle gare il sabato mattina. Sei le formazioni partecipanti, nazionale slovena, juniores e Trentino Volley che vediamo nelle immagini della finalissima, Sisley Treviso, Bibione Volley Team Club, società di casa, Mladost Zagabria e selezione del Friuli Venezia Giulia. Il tutto organizzato con il prezioso supporto della famiglia Gambellin e la supervisione dello staff del Memorial Foroni. Ha vinto Trento, battendo gli sloveni in finale per 3-0. Ha dato delle indicazioni molto molto importanti, peraltro organizzate in maniera esemplare, ma non avevamo dubbi perché insomma, il marchio di fabbrica era Foroni, è sicuramente un marchio di fabbrica che dà grosse garanzie. Ci sono due delle squadre che andranno in finale nazionale Under 19 quest'anno, noi e Treviso, quindi a livello internazionale peraltro le compagini erano ben attrezzate, una nazionale slovena, quindi insomma il livello è stato buono, secondo noi è stato un buon indicatore per le finali. Abbiamo fra due settimane le finali nazionali di categoria, Under 19 per la precisione, e quindi questo torneo ci ha servito molto, è stata un'esperienza molto molto positiva per noi, soprattutto anche dal punto di vista del gruppo. Per noi è molto importante fare gruppo, come avete visto oggi, per poterci diciamo caricare e aiutarci insieme fra squadra e colmare gli ultimi buchi per arrivare molto preparati alla finale nazionale che appunto saranno al 30 maggio a Bologna. C'è chi come Trento, che fra l'altro ha vinto il premio di MVP con Gabriele Nelli, ha portato un Under 19, chi proprio un Under 21, chi ancora ha proposto nei vari incontri formazioni sempre diverse fra loro. Insomma, il Memorial Gambellin ha offerto a tutti i tecnici un'opportunità grande, cioè quella di schierare a proprio piacimento, a seconda degli obiettivi a breve termine, la formazione in campo. Il tutto con la garanzia che ogni incontro sarebbe stato comunque di alto livello. Il livello di gioco è abbastanza buono, tenuto conto che è la fine dell'anno. Sono le squadre che avranno un impegno molto importante qui a fine mese. E le altre nazionali straniere, in particolare la nazionale slovena, ha fatto vedere degli sprazzi di buon gioco e un buon livello tecnico. E proprio la nazionale slovena ha scalato la classifica, perdendo soltanto in finale con il Trentino Volley. I think this tournament was very high. We have some maybe 3-4 good matches and we play very well. Now we were second and this. It's very high. The level of the tournament, I think so, it's a good. So there's some clubs from Italy and some national team from Slovenia, Croatia and that's on. And I think it's a good combination for a tournament like this. Second place is for me a good place because Trentino has got a strong height. L'ho interpretato come una prova generale, un momento di verifica con delle partite vere, con delle partite con un punteggio serio, in un momento in cui è molto difficile trovare delle avversari in quanto le squadre o hanno smesso di allenarsi o si allenano in maniera molto saltuaria e sporadica. Per cui il momento per la mia squadra è perfetto. Due partite il sabato e poi incroci la domenica mattina. Domenica pomeriggio le finali, questa la formula, che ha proposto una finale terzo-quarto posto tutta veneta fra Sisley e Bibione Volley Team Club. Primo giorno è andato abbastanza bene,
siamo arrivati qua belli carichi e questa mattina abbiamo pagato un po', anche se siamo riusciti a girarci abbastanza, ad alternare, però stamattina non ha girato la squadra e purtroppo non siamo riusciti ad arrivare in finale. Dopo ci siamo rifatti alla finale terzo o quarto, però non è il risultato che ci aspettavamo. È stata un'esperienza molto importante anche come organizzazione, è stata comunque un'organizzazione che ci ha concesso tutto e quindi siamo stati anche fortunati. E poi comunque questi ragazzi, cioè anche durante l'anno, in campionato, anche gli anni precedenti, li avevamo già incontrati tante volte, quindi alla fine è anche una bella cosa sul livello umano, perché comunque ti vedi con tanti amici e alla fine è un momento per stare insieme. E poi c'è stato chi, come la selezione del Friuli Venezia Giulia, partecipante annunciata in extremis, ha fatto ruotare moltissimi atleti, proponendo in ogni partita una formazione diversa. Ce l'aspettavamo, così quinti, sesti classificati, abbiamo fatto un po' di... così all'ultimo momento ci hanno chiamato... Siamo arrangiati un po' con squadre sempre diverse, non eravamo mai gli stessi giocatori come all'inizio, però ce la siamo cavata abbastanza bene. Straordinaria per logistica, per ubicazione anche geografica, perché fai conto che per andare a Zagabria da qui si sta tre ore, per andare a Trento si sta tre ore, no? Quindi c'è la possibilità di coprire un arco territoriale molto vasto. Per andare a Klagenfurt si sta tre ore. Parlare di macro regione a livello giovanile nel settore maschile e anche in quello femminile per quanto riguarda la pallavolo è una cosa estremamente intelligente, che permette delle grandi economie economiche nella gestione degli eventi importanti. Non si può pensare ognuno di fare il suo evento, perché non ci sono i soldi per farlo. Si tratta di fare sinergia per vicine unità e vedi che tutti accorrono numerosi. Si chiude con un bilancio più che soddisfacente la prima edizione del torneo internazionale Under 21 Memorial Gambellin, e con numerosi spunti dai quali ripartire per aprire le porte a nuove compagini italiane ed europee. Devo complimentarmi molto con gli organizzatori, che sono partiti da zero e in pochi mesi sono riusciti a costruire un torneo, secondo me, di buon livello, di alto livello. È il settore giovanile, ma con giocatori che aspirano a fare questo di mestiere, quindi di una buonissima categoria. It was very good, the hostel was very nice, the food was good and the organizations were nice and I think it was very good for him. Molto bello, infatti sì, abbiamo anche passato dei momenti di svago al di fuori della palestra. Ieri sera siamo andati anche insieme, come dicevo, con tutto il gruppo a fare una passeggiata in centro insieme, è stato molto positivo, e quindi perché ci vuole anche lo svago ovviamente al di fuori del gioco. We had a great time, nice destination, sea, the beach and good games in the gym, apartments, food, everything is okay.